In questo momento non lo abbiamo sicuramente. Quello che è successo in Consiglio Comunale il martedì scorso, secondo me, è molto grave. Soprattutto è molto grave perché né il Presidente del Consiglio né il Sindaco hanno chiesto una breve interruzione, ad esempio, perché dovevano valutare quello che era stato detto da Pasquali. Non doveva essere sottovalutato come. Abbassa un po' il microfono. Non doveva essere sottovalutato. Esatto, staccarlo un po', sì. Non doveva essere sottovalutato come invece è stato. E le dichiarazioni del sindaco che dice che si mette le medaglie per tutte le cose che ha portato avanti a San Benedetto, che diciamolo pure, non ne ha conclusa una, perché non mi sembra che ci siano state grosse conclusioni su quello che lui ha dichiarato, ci lascia ancora più perplessi. Io una cosa voglio aggiungere, voi sapete che io per la sanità mi sono ho cercato di fare molto, non ci sono riuscita perché chiaramente c'erano delle difficoltà, ma c'è stata la riunione della conferenza, c'è stata la conferenza per il progetto della casa di comunità e non è stata invitata né la provincia, nella conferenza dei servizi, non è stata invitata né la provincia né l'ambito sociale 21. Questa è l'ulteriore, secondo me, dimostrazione che il nostro sindaco pensa che è tutto suo, che è tutto di San Benedetto e di sua proprietà, anzi si viene a vantare che ha ottenuto sia l'ospedale che la casa di comunità San Benedetto. Io direi che ne potevo ottenere due e ne abbiamo una sola. Un'ulteriore, secondo me, sua incapacità di trattare, di fare, e noi ci siamo un po' stancati, ci siamo un po' stancati. Inoltre il fatto che non siano passate le due ratifiche del bilancio, credo che anche questo lo doveva mettere in discussione. Lui invece no, è andato avanti nel Consiglio. Vedremo il 28 che cosa succede. Speriamo che sia Pasquali che Renzi dicano cosa vogliono fare veramente e non alle nostre spalle. Grazie.